di organizzare eventi a sostegno della Calabria. Oggi mi hanno dato il compito di fare moderatore, a moderare c'è per poco, questa è una loro cosa. Però è un piacere aprire i lavori di questo incontro di aggiornamento professionale sulla teoria e la pratica delle ricombinazioni. Un affettuoso saluto a questa splendida platea e consentitemi di fare anche un doveroso ringraziamento. Questo è il primo incontro dopo le votazioni al collegio del mese scorso. E tenuto conto dell'alto consenso manifestato, colgo questa occasione per ringraziarvi personalmente, a nome del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo. Grazie di cuore a tutti. Prima di iniziare a trattare gli argomenti di questo incontro è doveroso farvi giungere i saluti di tutti i nostri rappresentanti della categoria e dei funzionari dell'Agenzia del Territorio, senza i quali non potevamo trattare il tema delle ricombinazioni. Un saluto e ringraziamento ai relatori che si alterneranno durante il corso della mattinata e nel primo pomeriggio di oggi. Dopo una breve pausa pranzo che faremo qui direttamente. Un ultimo ringraziamento va alla maggiore editore, alla Tecnico BIT e alla SDA del nostro collega Giovanni Capponi, gli sponsor che hanno consentito questo splendido evento. Passo quindi la parola al nostro attivissimo presidente Antonio Santosusso per i saluti. Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione, vedo che sta arrivando ancora gente. È chiaro, ti ringrazio Fabrizio per avermi dato questo di attivissimo, spero di continuare a esserlo in questi prossimi 4 anni. L'intervento mio, come al solito, è stato sempre messo all'inizio, ed è sempre quello dei saluti e dei ringraziamenti. Però credo di non fare solo i saluti e i ringraziamenti. Certamente parto con il salutare tutti quanti voi e ringraziarvi per la presenza. Devo però ringraziare chi ha permesso questo evento, quindi la Tecno, la maggiore editore e la società SDA del nostro collega Giovanni Capponi. Un saluto e un ringraziamento particolare al Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre vicino alle nostre problematiche e a me personalmente, che oggi ci onora con la presenza qui di ben 2 consiglieri nazionali. Bruno Razza, al quale io credo di dover qualche anno dare una piccola cittadinanza alpina, ormai sono da parecchio tempo che sei ospite, tanto graditissimo ospite, sempre attento alle nostre problematiche. Io mi disturbo sempre, in qualsiasi orario, in qualsiasi momento, per quanto riguarda le problematiche catastali e devo dire ho avuto sempre la massima disponibilità. Come non ringraziare Ezio Grandedosi, il nostro consigliere nazionale, con il quale quotidianamente, posso dire, ci sentiamo sempre per risolvere qualche problematica che ci viene posta. E quindi devo ringraziare tutto il Consiglio Nazionale per la vicinanza. Devo ringraziare l'Agenzia del Territorio, che oggi è rappresentata qui dall'ottimo ingegnere De Guglielmo. Il direttore credo che sia stato impossibilitato per degli impegni romani, ma comunque sappiamo la grande collaborazione che c'è tra collegio e agenzie. Sicuramente i problemi sono tanti, ma li stiamo affrontando volta per volta, cercando di in qualche maniera risolverli. Devo ringraziare a questo punto poi i relatori, il dottore Ciccone innanzitutto. Dottore Ciccone, del Tribunale Giudice
del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. Ormai anche lui, amico, posso dire, posso permettere questa affermazione, amico dei Geologi, già partecipato a un'altra manifestazione, e quindi anche a lui devo un ringraziamento particolare perché è stato subito disponibile quando ho avuto l'occasione per invitarlo a questa manifestazione. Non ho avuto nessun dubbio, anzi, ha avuto la massima disponibilità. Quindi un grosso ringraziamento anche al dottor Ciccone. È chiaro che devo ringraziare i relatori, il collega, il relatore, geometra Cinelli del Collegio di Pistoia, il collega Rossi della Tecnobit, e il collega Guarandi del Collegio di Bologna. Nazionale ci tratteranno quest'oggi su questo tema molto importante. Questo è un tema per le quali posso dire tranquillamente, senza essere timore di essere smentito, patrimonio e prerogativa dei geometri. I ricombinamenti, caro dottore Ciccone, forse lei ha avuto già modo di apprezzare l'opera dei geometri anche nel contenzioso che a volte nasce appunto da questa grande attività, quella del ricombinamento e della rettifica di voti. Credo che sia pane quotidiano anche per i giudici. E quindi, dicevo, ho avuto modo di apprezzare sicuramente il nostro lavoro. E quindi credo che mentre per altre attività dobbiamo confrontarci con altre categorie professionali, qui in questo tema possiamo dire che non abbiamo bisogno di nessun confronto, siamo pienamente padroni di quello che facciamo. È chiaro che oggi tratteremo questa attività con la massima importanza e sperando di dare un contributo e uscire di qui poi con qualche nozione in più che ci possa aiutare nel nostro lavoro quotidiano. A Bruno chiedo ufficialmente di darci qualche notizia, di informare la platea sulle novità catastali che ci sono. Io ho avuto già modo di ascoltare sia a Roma venerdì scorso, nella sede della Cassa Nazionale Geometri, dove ho fatto un incontro con l'Agenzia del Territorio, con l'Agenzia Centrale, e ho avuto modo anche di ascoltarli martedì a Napoli. Però ti chiedo di informarmi tutti i colleghi di queste importanti novità che sono in itinerario. Per cui mi avvio alla conclusione per non allungare i tempi, visto che i colleghi prima dicevano che il programma è abbastanza nutrito e potremmo anche sforare di qualche minuto, però credo che l'importanza della materia dava la possibilità appunto di esserci in gran numero anche a parlare. E perché non dare la parola anche agli esperti del settore come i giudici e la magistratura. Per cui mi avvio alla conclusione dicendo che ringraziarvi ancora, ringraziando tutti, un ultimo ringraziamento lo devo fare al neo consiglio direttivo, a tutto il neo consiglio direttivo che mi affianca e che mi ha affiancato anche nell'organizzazione di questa manifestazione. Come non ringraziare anche il personale di segreteria, la signora Marucci, che è sempre preziosa nelle sue attività. Per cui credo di chiudere ringraziandovi ancora e giustamente poi ci sarà occasione durante i lavori per avere ancora al limite un altro intervento e discutere anche con voi. Mi aspetto che ci sia un dibattito finale che è importante per accrescere la nostra cultura anche in questa materia. Grazie. Grazie Presidente. Adesso passo la parola a Ezio Candelosi, il quale ha anticipato il rientro per gli impegni attinenti alla categoria e non voleva mancare per portare i suoi saluti a tutta la platea, a tutti i vostri colleghi, al quale va il nostro caloroso. Buongiorno a tutti, penso di conoscere la maggior parte della platea, un saluto particolare ovviamente ai relatori, all'amico Bruno sempre disponibile,
Ovviamente io non posso esimermi da rappresentante locale della nostra categoria dal rinnovare gli auguri a Tonino Santosusso, quindi al nostro presidente confermato, ai consiglieri rieletti, perché significa che se le elezioni hanno attestato questi suffragi vuol dire che hanno ben lavorato, e quindi diciamo che questo è un momento di giusta gratificazione per chi, grazie al suo operato, ha visto questa diciamo manifestazione quasi plebiscitaria, e ne sono contento io più degli altri, perché mi sento anche un po' partecipe di questo risultato, anche se insomma al di là di qualche battuta o di qualche maldicenza io ho contribuito in questo caso solo con il mio voto. Voglio approfittare, mi perdoneranno coloro che seguiranno negli interventi, voglio approfittare, oltre che della presenza di tanti colleghi che per motivi di lavoro, per vicende varie frequentano poco il collegio, ma soprattutto per i ragazzi che frequentano l'ultimo anno dell'Istituto Tecnico per Geometri, di questa occasione per fare una nota informativa su cos'è il Consiglio Nazionale di Geometri e Geometri Laureati, che va a fare Enzo Piantedosi ogni tanto a Roma, l'amico Fabrizio, con le sue belle parole, così come quelle di Tonino, ci ha introdotti quasi come dei personaggi che chissà da dove vengono. In effetti noi siamo vostri colleghi che hanno deciso di impegnarsi prima a livello provinciale e poi, grazie anche alla stima di tanti altri presidenti di collegio, siamo stati catapultati a Roma a fare cosa? A rappresentare la categoria in un organo centrale, che è un organo che è un po' datato, è nato nel 1944, quindi addirittura all'inizio veniva definito non come Consiglio Nazionale, quindi come un'aggregazione elettiva, ma come Commissione Centrale, quindi era un organo più di ratifica, di verifica, tant'è che veniva a riunirsi a Roma un paio di volte all'anno per una sorta di magistratura speciale, che erano le sedute giurisdizionali che si pronunciavano su contenziosi che riguardavano la categoria, però solo al nostro interno. Poi invece si è evoluta, come tutti i consigli nazionali, ed è diventato un organo politico, un organo che rappresenta la categoria, e ovviamente la missione del politico qual è? È quella lì, sì, di tutelare gli iscritti, ma è anche quella di far sì che la propria categoria, i rappresentati, abbiano un indirizzo sia professionale, ma soprattutto un indirizzo per quello che può essere un futuro per la professione, visto che ci sono le vecchie leve, ma ci sono anche tanti ragazzi come voi, come i ragazzi delle quinte, che si approcciano a questo mondo e quindi hanno bisogno di intravedere una prospettiva anche per l'eventuale iscrizione all'albo e quindi per diventare liberi professionisti. E quindi il compito del Consiglio Nazionale, come tutti i consigli nazionali, è anche quello di far sì che i colleghi sentano il supporto centrale per affrontare le problematiche di tutti i giorni, e che intuiscano, vedano nel Consiglio Nazionale anche un riferimento per capire come si andrà a finire, dove andrà a finire la professione. Voi vedete oggi, vivete tanti di voi che praticano anche nel settore edilizio tutti i problemi che riguardano le competenze. E anticipo ed invito tutti a breve a recarvi presso il collegio, perché come Consiglio Nazionale abbiamo affrontato la materia, stiamo dimenandoci a livello parlamentare per cercare di portare avanti una serie di disegni di legge che potrebbero ridefinire tutte le professioni tecniche e quindi eliminare anche una serie di contenziosi che ci vedono protagonisti. Nell'ultima assemblea dei presidenti abbiamo fornito ai partecipanti un corposo libro, un book, che contiene tutte le pronunce giurisprudenziali, ma soprattutto contiene una serie di documenti che servono proprio per affrontare le difficoltà in questo settore. Per cui chi avesse questi problemi, non voglio caricare l'amico Santosusso, ma può rivolgersi a breve al consiglio, al collegio, ed avere questo CD dove troverà una serie di riferimenti che possono essere utili anche per capire fin dove a noi conviene affrontare un eventuale contenzioso,
oppure comunque come approcciare la problematica. Presidente Santosso, che colgo l'occasione per coinvolgere anche, ma lo avete visto tutti, e in questo devo fare un ulteriore pronunciarmi in un ulteriore lode al suo operato. Sapete che è il rappresentante regionale della nostra categoria per dirimere tutte le vicissitudini, per affrontare tutte le vicissitudini che riguardano i depositi strutturali al Genio Civile, e grazie a lui siamo riusciti ad ottenere una serie di soluzioni tampone. Si sta operando e molto molto bene per trovare una definizione alla cosa, quindi ci auguriamo che anche nel settore delle competenze, per quanto riguarda l'aspetto strutturale, non quello urbanistico edilizio, si risolva il problema. Però cosa fa, dicevo, il Consiglio Nazionale? Il Consiglio Nazionale cerca di intuire, di vedere, di capire quali sono i possibili settori, oltre quelli canonici, oltre quelli nostri, dove possiamo trovare spazio, dove operare. Per cui, ci siamo lanciati, vi ricordate, nel 96, io non ero consigliere nazionale, ero un semplice consigliere provinciale della categoria nel settore della sicurezza, e avete tutti coscienza e sapete tutti quanto abbiamo lavorato e quanto stiamo operando in questo settore. Adesso l'occasione mi è opportuna per stimolarvi anche a valutare l'opportunità di avere un ruolo nella, visto che approfitto c'è anche un magistrato qui, un ruolo nella conciliazione, che diventerà un passaggio obbligatorio per quanto riguarda l'attività giudiziaria dal marzo, se non sbaglio, aprile 2011. Come Consiglio Nazionale abbiamo già stipulato una convenzione con un ente formatore e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani affinché questa nostra convenzione venga pubblicizzata anche presso i comuni, per svolgere il ruolo di conciliatore, quindi in un'azione pregiudiziaria, quando entrerà in vigore la norma. Il collegio è stato coinvolto, mi è arrivata una mail, è arrivata anche a me che sono un iscritto, c'è stata una buona adesione, però ecco, valutate l'opportunità, soprattutto per chi opera in ambito giudiziario, per chi si sente pronto ad affrontare questo settore, l'opportunità di dare la vostra adesione a questa iniziativa, perché a breve partirà un corso pilota a Napoli, però poi ne saranno fatti in tutte le province, quindi potrebbe essere un'altra occasione di lavoro, così come tra le tante attività che porta avanti il Consiglio Nazionale c'è quella di far sì che il professionista geometra affronti l'incarico, affronti la problematica che ci pone il cliente in una maniera professionale ideale, con la coscienza soprattutto non solo etica e morale che nasce dalla deontologia e ci deve caratterizzare, ma soprattutto dalla conoscenza della materia. E quindi abbiamo istituito nel 2007, con il nuovo codice deontologico, Bruno era consigliere nazionale, io no, però va dato atto anche al precedente consiglio di avere avuto questa intuizione, quella della formazione obbligatoria. Oggi vedete tutti quanti, tra virgolette, premiati con qualche credito formativo, però la formazione obbligatoria serve proprio per mettere nelle condizioni di affrontare il contraddittorio, di affrontare il confronto con una preparazione che oggi è indispensabile non solo per i geometri ma per tutti i professionisti. E quindi questa formazione obbligatoria ovviamente è uno dei fiori all'occhiello della nostra categoria, e consentitemi di lanciare questo messaggio. Dopo di noi è diventata formazione obbligatoria anche per gli ingegneri e per gli architetti, quindi vuol dire che si era avuta una buona idea. Altre cose che sta facendo il Consiglio Nazionale, sta cercando proprio per dare un riferimento a tutti, una procedura di standardizzazione delle nostre prestazioni professionali. La parola potrebbe non significare niente, questa frase, anzi. In effetti, attraverso l'UNI, che è l'ente certificatore nazionale, la nostra categoria sta facendo anche in questo caso da pioniere, sta cercando di creare degli riferimenti puntuali per ogni prestazione che riguarda la nostra categoria. Faccio un esempio: la consulenza, l'atto di compravendita sarà normata, ci sarà dall'A alla Z cosa deve fare un libero professionista, un geometra, per tirare fuori un
una prestazione puntuale, esaustiva, e soprattutto per creare poi i presupposti affinché non ci possa essere una contestazione del lavoro che abbiamo fatto. È un lavoro improbo, durerà qualche anno, però questo è giusto una traccia, un riferimento per dirvi come il Consiglio nazionale cerchi di adoperarsi in uno o due settori, ce ne sarebbero altri troppi da dire, tipo quello della protezione civile, stiamo creando un'associazione in questo settore, quello dell'inizio dei lavori pubblici con un'altra attività simile, così come collaboriamo, ecco cosa fa il Consiglio nazionale, collabora ad esempio con l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici per le determinazioni che riguardano la nostra categoria. La determinazione numero 5 del 2010 ha visto un contributo del Consiglio nazionale notevole, si è cercato di dirimere un po' con la materia, però abbiamo dato il nostro contributo, così come in tanti altri settori. Ma il settore cardine, ovviamente, dove il Consiglio nazionale dà il meglio di sé, è quello che riguarda l'ambito catastale. Oggi siamo fortunati, abbiamo con noi il collega Razza, per cui io passo la parola a lui, mi scuso per essermi dilungato un po', ma l'occasione era ghiotta, per farvi avere un ulteriore attestato di come la dinamicità del Consiglio nazionale abbia sortito una serie di effetti e una serie di vantaggi per la nostra categoria, che comunque affronta tutti i giorni, come abbiamo in quotidiano, il problema catastale, e quindi sicuramente, tra l'altro, lui tratterà un argomento che vi vedrà più interessati. Grazie ancora, la parola a Bruno. Passiamo la parola al Consiglio nazionale Bruno Razza, che ci illustrerà le prime primizie della Stato, il primo esperto in questo settore. Grazie, buongiorno a tutti, mi metto qui con le nuove tecnologie messe a disposizione dalla Tecnobi, evidentemente cerchiamo che tutto funzioni. Allora, io naturalmente vi porterò via un po' di tempo, mi dispiace di rubare il tempo ai relatori che mi seguiranno, però credo che sia molto importante, come anche ha detto il vostro precedente prima, che vi annuncio un po' queste novità. Poi parlerò anche della ricofinanziazione. Certamente oggi qui abbiamo due grandi topografi, che sono Carlo Cinelli e Leonardo Volandi, quindi gli aspetti tecnici per quanto riguarda i dettagli operativi li lascio assolutamente a loro. Io vi parlerò solamente di qualche breve esperienza personale che ho avuto con le riconfinanzioni, anche perché io vivo nella provincia di Gorizia, dove vige il sistema del libro fondiario del Torolare, e dove le cose sono un po' diverse, ma dopo ve le spiegherò. Sicuramente credo che vi interesseranno per questi temi. Allora, le novità sostanziali sono queste, che come già avete sentito abbiamo già avuto di annunciarle sia all'Assemblea dei Presidenti, dove è stato consegnato un apposito book, come diceva Ezio prima, e dove c'è tutto, già queste cose sono scritte, e anche venerdì scorso abbiamo presentato questa storia a tutti i rappresentanti catastali d'Italia, e ieri l'altro anche a Napoli. Quindi le novità sostanziali sono l'articolo 19 di quel decreto lì, che vedete, quello del 78 del 31 maggio, che poi è stato oggetto di un emendamento del governo blindato, nel quale siamo riusciti a entrare in qualche piccola parolina, e queste paroline ci hanno dato davvero le opportunità che adesso vi spiegherò. L'articolo si chiama proprio, l'articolo 19, aggiornamento del catasto, quindi è una cosa per noi di straordinaria importanza. La seconda cosa fondamentale è che finalmente, dopo, per quello che mi ricordo io, 20 anni di richieste inevase e inutili, abbiamo la possibilità da ieri, per il 20 di ottobre, la possibilità di ottenere le planimetrie catastali per via telematica. Quindi questo è un successo epocale, straordinario, che io credo che non era niente di grave, niente di difficile, però l'abbiamo ottenuto appena adesso. E infine, quello che è stato presentato venerdì era la nuova versione del Preger 10, che non è un aggiornamento della versione che già tutti quanti voi avete attivato dal giugno di quest'anno, ma veramente una nuova versione completa,
e che devo dire, perché insomma parlare male del catastro è uno sport nazionale per noi, e chi parla male del catastro normalmente acquisisce un consenso ovunque, perché come è facile, come andare, dalla mia parte si dice andare a rubare in chiesa, la cosa più facile è quella di parlare male del catastro, ma questa volta devo dire che con tutte le precisazioni e le puntualizzazioni del caso qualcosa ci hanno ancora ascoltato, e quindi tutte le nostre osservazioni, o gran parte delle nostre osservazioni che sono arrivate un po' da tutta Italia sulla prima versione del Brasile, sono state abbastanza recepite e quindi ne hanno fatto una nuova versione. E vado avanti e vi dico che tutte queste opportunità ci aprono un ventaglio di possibilità già esistenti e qualcuna di nuove. Allora, ci sono sempre i fabbricati nascosti al catasto, dovrebbe essere in mano del direttore del catasto, parla di 2 milioni di fabbricati, io sono convinto che ne siano molti di più. L'accatastamento di fabbricati variati, questi sono stati modificati nell'ultimo periodo e anche no, i rurali e ex rurali sono sempre da fare, gli accatastamenti in surroga, cioè quelli che non vengono fatti per iniziative delle parti, ma quelli che fa l'agenzia in surroga quando i termini sono scaduti. E la novità straordinaria proprio contenuta in questo articolo 19 è la rendita presunta, della quale vi spiegherò fra un po'. Poi un'altra cosa straordinaria è l'ultimo articolo, dove c'è l'attestazione di conformità degli atti di trasferimento dei fabbricati. Questa è una cosa oltre alla straordinarietà, perché ci inserisce finalmente nello studio del notaio durante la stesura dell'atto, e quindi questo è un grande passo. Io credo che oggi certifichiamo la corrispondenza fra lo stato di fatto dell'immobile e la planimetria catastale, a breve potremo arrivare alla certificazione anche della qualità edilizia urbanistica del fabbricato. Allora questo ci permette di diventare dei veri certificatori e di avvalorare quindi con questa opportunità il nostro lavoro. Infine, questa è una richiesta all'iniziazione della planimetria di cui vi ho già accennato. Bisogna dire un po' un attimo però velocemente, cercherò di fare il più veloce possibile, visto che oggi qui sono tanti che devono parlare e sicuramente anche più qualificati di me. Le nostre proposte qual erano riferite ai fabbricati nascosti? Erano queste qui. Siccome siamo sicuri che i fabbricati nascosti lo sono tali perché hanno comunque dentro di loro delle difficoltà, quindi delle criticità, perché molti sono fabbricati per cui non c'è la ditta, il proprietario è emigrato in America, la mappa che non torna, problematiche di ogni tipo e non ultimo quella degli abusi edilizi. Quindi sicuramente per fabbricati di questo tipo la difficoltà dell'approccio è molto evidente, tant'è che si dice normalmente che se questi non fossero stati dei fabbricati complessi sarebbero già stati accatastati. Invece la premura del governo è quella di incamerare del denaro che deriva dalla fiscalità di questi immobili, e questo cosa fa? Il governo chiede all'azienda del territorio di risolvere questo problema. Fanno naturalmente delle scadenze. Scadenze capestro alle quali nessuno di noi è riuscito a ottemperare, tant'è che questi 2 milioni sono sempre che ballano e ogni giorno sul giornale si legge di questi 2 milioni di fabbricati nascosti in catastro. Allora, gente, 4 anni fa noi abbiamo chiesto senza stancarsi, fateci fare la rendita presunta, perché cosa vuol dire? Se è fabbricato e nascosto e che è difficile da catastare, che mi fanno 2 anni di tempo per fare l'accatastamento in qualità con tutto quello che si deve fare, vuol dire che se lo Stato ha bisogno del denaro gli diamo una rendita e che intanto si paghi la fiscalità collegata a questa rendita. Poi l'accatastamento lo faremo con tutta la qualità necessaria, senza imbrogliare, senza riempire il catasto di cartacce sbagliate e o imprecise, con i tempi che ci vogliono. Quindi non vogliamo scadenze, ma vogliamo fare le cose bene, che è diverso le cose, perché le scadenze, come al solito, ci fanno lavorare male. Quindi questa è la richiesta che avevamo fatto. Naturalmente ci hanno sempre risposto no, la rende presunta no, no, no. Adesso ci sono resi conto finalmente, per ammissione diretta dell'agenzia del territorio, che non ci si riesce a venirne fuori. Vi faccio solo un esempio per quanto riguarda le surroghe, cioè dove deve intervenire l'agenzia in sostituzione della nostra professionalità, del nostro lavoro, qualora non fossimo riusciti a fare. Per il 2009 l'agenzia ha fatto un programma, è riuscito a fatica a mantenerlo, di 9.000
accatastamento, 6.000 accatastamenti, scusate. 6.000 su 2 milioni sono una goccia nel mare, non è 60.000 o 600.000, 6.000. Quindi sono molto pochi. Io vi dico, una città media come potrebbe essere Avellino, mi pare che dovrebbe essere una sessantina, una settantina i casi. A Gorizia ne ha fatte 2. Quindi, per dire, Roma, che è la città più grande, ne ha fatte 180. Quindi questi sono i numeri che l'agenzia riuscirà a fare. Però evidentemente ci sono anche dei problemi sindacali all'interno della categoria, che non sta a me enunciarli, però c'è la volontà e la passione anche dei colleghi catastali di voler fare questa attività. Insomma, aspetta anche loro. Comunque, andiamo un attimo nel dettaglio, velocemente, come ho sottolineato lì in rosso, in parte sono state accettate le nostre cose, però io dico, conoscendo un po' l'ambiente, le norme e come vengono queste norme formate, possiamo anche essere contenti di questo in parte. Allora, all'articolo, al comma 1, comma 2, comma 3, ci sono queste storie che riguardano l'anagrafe immobiliare integrata agenzia comuni. Questo vi fa capire, no, che il comune non è più un ente indipendente del catastro, soprattutto parlando sempre del tema fondamentale che è quello degli abusi edilizi, perché i fabbricati più tremendi per noi sono quelli degli abusi edilizi. Proprio qui ad Avellino un collega nostro, non so, l'anno scorso forse, mi ha detto: no, io non accatasto il fabbricato che non è legale, ha accatastato solo la parte legale. Bravo furbo. Allora dichiari che oggi sei stato lì, hai visto questo legale, l'altro non l'hai visto, quindi sei complice, tra virgolette, dell'abuso. Allora, oggi è il segreto di Pulcinella, non possiamo dire, non andiamo a denunciare il nostro cliente, lo autodenunciamo, qui si è detto molto, non denunciamo nessuno, perché ormai tutti sanno che i fabbricati sono costruiti, ci sono fotogrammetrie, c'è di tutto, e soprattutto c'è il collegamento fissato per norma catasto comune. Tutti gli accatastamenti vanno in comune e tutti i progetti del comune dovrebbero andare in catasto. Certamente ci sono tanti metodi per poter fare questo collegamento, quindi se noi facciamo l'accatastamento di certo non denunciamo nessuno, perché facciamo solamente il nostro dovere. Però, come potete ben vedere, ci sono molte norme che vanno in questa direzione. C'è poi un chiarimento fondamentale per quanto riguarda il decentramento delle funzioni catastali, che è molto spaventare, perché tutti si dice, no, nel parlare corrente dei geometri, già abbiamo difficoltà a parlare con i catastali che qualcosa capiscono. Immaginate se dobbiamo parlare con i comunali che non capiscano un fico secco di catastro. Invece non è così, perché le funzioni fondamentali, diciamo, le mantiene lo Stato, adesso è anche normato, e sono l'individuazione delle metodologie di rilievo e di aggiornamento, il controllo della qualità delle informazioni, i processi di aggiornamento, la gestione unitaria e certificata dei dati, insomma tutto quello che avete lì. E poi c'è una cosa, anche questa importantissima, che è in itinere, ma penso che arriveremo presto a una definizione, che è il MUDE, il modello unico digitale per l'edilizia. Su questo MUDE è una piattaforma, diciamo, informatica e telematica nella quale entreranno tutte le procedure relative agli immobili, quindi dal permesso di costruire all'accatastamento, passando per il collaudo, le certificazioni, tutto quello che serve nell'edilizia. Quindi, per dire una, non servirà neanche più il deposito che noi facciamo con il progetto, perché sarà una cosa automatica interna su questa piattaforma. E quindi ci sarà uno snellimento di queste procedure, ma questo snellimento di per sé prevede un miglioramento e un affinamento di questi standard di qualità delle prestazioni che noi facciamo. Ecco, poi c'è da dire che hanno fatto, l'agenzia ha avuto ordine da questo decreto di fare entro il 30 settembre, infatti è terminato il 29, la pubblicazione degli ultimi fabbricati nascosti, riguardando 590 comuni. In questi 590 comuni sono stati scoperti oltre 130.000 ulteriori fabbricati. Quindi vedete che un numero, e ancora vi sottolineo che queste verifiche che ha fatto l'agenzia adesso non riguardano i centri abitanti, ma riguardano sì i comuni, ma però le periferie. Quindi dopo continuerà, vedete c'è un articolo di proposito che questa storia continuerà e ci saranno anche fabbricati. Per questo dico che non bastano i 2 milioni, ma sono molti di più. Questi fabbricati, questi dell'ultima pubblicazione, non hanno la scadenza 31/12/2010,
ma bensì con la vecchia norma a 7 mesi dalla pubblicazione, quindi il tempo è fino al 29 aprile 2011 per fare questo accatastamento. Mentre invece al 31 dicembre scadono tutti gli accatastamenti dei non dichiarati e quindi tutti gli aggiornamenti anche oggetto di variazioni non dichiarate, e restano quindi valide le disposizioni del famoso comma 336, che era quello della finanziaria 2004, nelle quali il comune si preoccupava di verificare se i fabbricati erano o meno accatastati, mandava la lettera al proprietario, il quale doveva camperare entro 8 giorni, se non camperava entro 8 giorni, interveniva l'agenzia di subrogazione. Questo rimane valido, quindi sono comunque attività in corso e riguardano, io dico, tutti i fabbricati, rurali, non rurali, quelli che lavoriamo in corso. E qui la novità invece fondamentale. Dopo 31-12-2010 c'è questa opportunità della rendita presunta. Quindi per tutti i fabbricati non ancora catastati dopo la scadenza resta valida la possibilità di surroga. E dentro quindi sempre l'accatastamento da fare, perché quella è la cosa principale che prima o poi va comunque fatta. C'è questa possibilità della rendita presunta, con oneri che determinerà l'agenzia del territorio e che vi dirò che ho già suggerito, e però a carico della parte interessata, quindi è chiaro che dovrà pagarlo il proprietario del campo di rendita presunta. E per la rendita presunta ci si avvarà anche dei comuni e quindi continua la collaborazione tra Catasto Comuni, non sono due enti separati, e il testo dice quello che si è scritto lì in violetto: l'agenzia può stipulare. Noi avremmo preferito che ci fosse un incarico diretto, ma comunque vuol dire che c'è già una possibilità, stipulare apposite condizioni con organismi rappresentativi delle categorie professionali. E in questo proposito la convenzione è già pronta, credo che la firmeremo entro la fine dell'anno, perché questa attività deve partire subito all'inizio del 2011. Dopo vedete quella storia che vi dicevo, non è finita così, anche il 31-12 finisca, ma continuano i controlli, continuano le verifiche e quindi c'è una continua individuazione dei fabbricati non accatastati. E quindi ci saranno altri elenchi, altri 7 mesi, altre surroghe e altre rendite presunte. Quindi vedete che il lavoro si presenta non per solo per l'agenzia, ma anche per noi di una certa dimensione. Questa invece è la cosa, diciamo, straordinaria, che è il comma 14, la conformità dell'unità immobiliare nell'atto, no? Quindi in tutti i contratti nei quali vengono trattati, anche nei contratti di affitto, vengono trattati gli immobili, c'è da fare questa dichiarazione, che in origine era a carico o del notaio o delle parti. Io ho fatto una piccola modifica da casa, ho mandato un'email sostituendo due paroline delle parti con un tecnico abilitato. L'agenzia del territorio ha apprezzato questa vicenda, meno male e bontà loro, e questo è successo, che ci è stata aggiunta queste righe in rosso, cioè hanno aggiunto che la dichiarazione delle parti e del notaio può essere sostituita, anche qui può essere, da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Il fatto è che la nostra categoria però non è completamente convinta, di questo mi dispiace, per questo devo fare un appello forte, perché molti colleghi mi hanno detto che io ho certificato, già mai che si arrangi, non certifico. E invece è sbagliato completamente l'approccio, perché l'approccio è quello di partecipare e entrare in questa opportunità. No, entrare in questa opportunità soprattutto perché? Perché noi siamo quelli che sicuramente conoscono il luogo, il notaio conoscerà le carte ma non conosce i luoghi, quindi il notaio può dichiarare che cose che non vanno, le parti. Io racconto sempre l'esempio della vecchietta che si presenta nel mio ufficio e mi dice: io sono tutto a posto, ho il progetto del 1960, io conosco il luogo, e l'accatastamento sì, l'ha fatto il tuo collega nel 1970. E noi però sappiamo, nel studio mio si sa che la casa non è né come il progetto né come l'accatastamento. Però questa signora nell'85, quando c'era la chance di fare il condono edilizio, ha detto: io ho 100.000 lire per il condono edilizio, io sono a posto, perché è passato il sindaco e mi ha detto fai, nel 60.
e poi è venuto e dice oh, abbiamo fatto l'accantonamento del 70, ma sono pratiche che si usava a fare, si presentava il progetto e con lo stesso progetto si faceva il CERN, si faceva la stessa cosa senza preoccuparsi delle varianti, delle possibilità, delle modifiche, e sono queste le cose che sono oggetto di questa certificazione. Perché chi compra ha evidentemente il diritto di vedere garantire i diritti di quello che ha comprato. Quindi è una cosa seria, direi, che noi, da quale noi possiamo intervenire. Quindi non dobbiamo, io credo che non dobbiamo lasciarci sfuggire questa opportunità che ci mette davanti a, alle nostre responsabilità e ci fa, permette di lavorare in qualità. Continua quindi l'opportunità che abbiamo noi, e sono quella trasmissione telematica di altro aggiornamento, è inutile che ve lo ripeta, perché anche ieri l'altro a Napoli, Napoli è uno del, purtroppo dico io, delle province in cui il telematico stenta più di ogni altro luogo, ma è chiaro che tutti quanti dobbiamo cercare di lavorare sul telematico, soprattutto per la seconda parte, per arrivare all'approvazione automatica degli atti di aggiornamento, dove non deve essere più indispensabile la presenza del controllo del tecnico catastale nella fase di approvazione. Perché noi siamo dell'avviso, tutti quanti, che l'agenzia ci controlli pure, facciano tutti i collaudi che vogliono, ma non ci fermino per delle sciocchezze in fase di presentazione. Quindi ci facciano presentare e poi ci controllino. E chi sbaglia lo fucileremo noi. Daremo le sanzioni che sono da dare, perché noi dobbiamo, è ora di smetterla che tutti quanti noi siamo capaci di fare tutto. Non è vero. Chi è capace faccia con qualità e chi non è capace lascia fare gli altri. Quindi noi lavoriamo affinché i nostri colleghi lavorino tutti in qualità e che non abbiano, come è successo l'altro giorno, ho sentito a Trieste, siccome si discuteva di pratiche tabulari che sono molto contorti, perché fanno i rigetti? Hanno rigettato una domanda perché mancava la firma dell'avente diritto. E chi era l'avente diritto? Il morto. Ho raccontato questo fatto a Napoli, e a Napoli mi hanno detto no, invece da noi i morti firmano. Allora capite bene dove ci troviamo, no? Bene. Allora quindi facciamo quello che deve fare giusto, scusate se mi accaloro un po'. Quindi un invito alla categoria, anzi sono quattro punti gli inviti questi. Allora, prima di tutto cerchiamo di fare gli accatastamenti per i quali siamo già stati incaricati, no? Cerchiamo di fare rispettare il tempo. La seconda parte invece è una cosa importante, qui c'è anche il funzionario dell'agenzia, e sono sicuro che sarà sensibile, come lo stato l'ingegnere Maso, la dottoressa Limano e tutti i vertici catastali. Nei casi difficili e contorti segnalateli subito all'agenzia, no? Non lasciate passare il tempo, perché l'agenzia deve mandare la surroga. Allora, cosa è successo da più parti? Il nostro cittadino non vuole fare l'accatastamento, resiste. L'agenzia, passati i termini, manda una lettera informale, dice guarda che dovevi fare l'accatastamento, non hai fatto nessuna risposta neanche in questo caso. Dopo tre mesi manda un'altra lettera, il giorno tal dei tagli l'ho raccolto, il nostro funzionario dovrà fare il sopralluogo. Al momento del sopralluogo ci si trova, arriva al catastale e trova il proprietario col geometra e gli dice ma cosa viene a fare che ho qua incaricato il geometra? No, questo è un atteggiamento che non dobbiamo tenere. O teniamo un atteggiamento corretto ovunque e sempre, o altrimenti non siamo più credibili. Allora, se noi abbiamo ricevuto l'incarico e siamo consci che l'accatastamento è complesso e contorto, che difficilmente riuscirò a rispettare i termini, si va dall'agenzia a spiegarlo bene, anche per iscritto, e certamente il buon senso che hanno i funzionari dell'agenzia farà in modo di non mandare le surroghe proprio a quelli, per non rompere le scatole a voi che dovete fare questo lavoro. Quindi questa non ce l'ha promesso nessuno per iscritto, però una norma di gentleman agreement, come si dice, c'è una norma di gentilezza, una correttezza professionale nel fare i rapporti. Se andate ad annunciare, a spiegare bene questa tematica, sicuramente non vi verrà nessuna surroga. Perché come si presenta il funzionario per bastare, partono subito 150 euro, fra l'altro, no? E quindi poi il vostro cliente può vedere come la pensa. Poi, per quanto tratta la rendita presunta, bisogna prepararci a questa rendita presunta. Io ho scritto una specie di saggio che è stato consegnato all'assemblea dei presidenti su come si calcola la rendita presunta, e per fortuna mi pare che non ho sbagliato nulla, tant'è che l'agenzia ne ha fatto uno lui e ha messo circa tutto quello che ho scritto io, quindi vuol dire che non era sbagliato, di questo sono contento.
però non l'ho fatto per me, l'ho fatto per tutti i collegi, tant'è che tutti i presidenti ce l'hanno, affinché organizzino dei, magari dei piccoli corsi di 2-3 ore un pomeriggio, che si possa spiegare anche assieme ai funzionari catastali, per i quali sicuramente ci sarà disponibilità, spiegare come si fa questa rendita presente. Poi l'agenzia ha preparato anche delle diverse possibilità su questa rendita presunta e dobbiamo insomma affrontarla seriamente. Siccome il discorso anche prima abbiamo parlato è quello del nostro lavoro, il nostro lavoro è collegato anche al denaro e pare che del denaro non si debba mai parlare perché chissà perché, io ho suggerito gli importi alla dottoressa De Mano che deve fare una risoluzione su queste cifre, che vanno da 50 euro a 350 euro. Perché questo? 50 euro significa vado a fare il sopralluogo, c'è magari il proprietario col fucile che non mi fa entrare, no? Faccio una fotografia e scappo, ecco, quello è 50 euro. Invece 350 euro quando devo fare una rete presunta nelle categorie D, per le quali devo misurare, stimare, fare tutto quello che serve per fornire un prodotto. Quindi fra 50 e 350 dovrebbero essere queste cifre, diciamo, anche intermedie, fabbricati per quanto riguarda le ali, basta contare i vani, per più semplice, per i C, qualche misura un po' più approfondita, e per i D sono abbastanza, c'è abbastanza impegno. Quindi questo denaro sarà sicuramente calcolato in questi termini, o lo facciamo noi o lo fa l'agenzia. Infine la certificazione di cui abbiamo già parlato ampiamente è quella del firmato. Questo vedete il rilascio delle permette catastali, il provvedimento della Lemmano del 16 settembre ed è entrato in vigore ieri, quelle modifiche in rosso io l'ho fatta ieri sera, perché ieri è stato attivato definitivamente questo metodo della trasmissione diretta delle planimetrie. C'è stata durante le ferie una piccolissima sperimentazione che hanno fatto due colleghi nostri per conto della categoria, oltre un 7-8 l'hanno fatto per Joe Webb, però i nostri sono uno del nord e uno del sud, è Paolo Radice di Milano e Benito Suviani di Campobasso, i quali si sono prestati durante le ferie a richiedere un po' tutti i tipi di planimetrie e hanno evidenziato molte criticità che sono state subito segnalate e quindi risolte. I notai hanno anche loro diritto ad avere queste planimetrie, però avevano un po' di difficoltà con la loro gestione no cartel, mentre invece il nostro Joe Webb va più che bene, quindi non c'era nessun problema. Comunque ieri è partito. Vedete, non saranno rilasciate le ultime planimetrie, quelle riservate e comunque quelle non conformi. Per accedere al servizio ci sono delle modalità semplicissime, basta entrare sia in Sister o in Zerweb con la trasmissione normale e ci si referenzia sottoscrivendo un'apposita procedura. Le condizioni sono semplicissime e sono anche praticamente le stesse che si faceva dal punto di vista manuale, essere incaricati di qualcosa, avere la delega e dichiarare di tenercela nel nostro studio per 5 anni. E quindi queste sono le formalità. Poi c'è questo fatto qui, questa parola civiltà dell'edilizia me l'hanno affibbiata alcuni giornalisti del Sole 24 Ore, perché ho fatto un'intervista di un'ora, hanno riempito due pagine con tutto quello che ho detto io, senza mai citarmi, però dopo alla fine mi hanno detto che le cose che scrivevo erano le mie. E questi provvedimenti, no, ci fanno assumere veramente un ruolo certificatore del quale noi rispettiamo soprattutto questa civiltà edilizia, no? Di cui l'amministrazione ha molto bisogno, soprattutto per la corrispondenza. È un fatto che è stato attivato con la legge 4785, il fatto di far corrispondere l'edificato con la sentita e con la catastata, no? Il famoso triangolo della corrispondenza. Il nostro lavoro quotidiano mira al mantenimento di questo triangolo. E per i fabbricati non dichiarati c'è stata una piccola indagine e un 30% dovrebbe essere riguardare abitazioni, e il 50% invece in categoria C e la rimanenza in categoria D. Anche qui bisogna stare attenti perché per esempio molti tir sono stati fotografati e scambiati per fabbricati,
molte tettoie, molte baracche, cose anche da demolire, insomma bisogna stare attenti che non si tratta di altro. Per questo qui già abbiamo parlato di questa, quindi vado via velocissimo. Ho solo ricordare quali sono gli interessi reciproci tra l'agenzia e noi in questi frangenti. Allora, l'agenzia ha l'interesse di recupero immediato della fiscalità prestato con me dal governo. Tant'è che ogni tanto si legge che il ministro ha dichiarato chissà quanti milioni di euro, e non è poi dopo vero, perché molti fabbricati non è che abbiano grandi rendite, e quindi non è vero questo, ma insomma. L'intenzione poi, attraverso queste rendite presunte, che le rendite presunte siano anche leggermente alte, in maniera da stimolare il proprietario a fare l'accatastamento, perché è quello che conta, è quello che l'agenzia vuole, che vengano fatti gli accatastamenti. Quindi questa procedura è anche un po' così massiva, diciamo, e semplificata per determinare le rendite alte in maniera da stimolare il proprietario. Però, come voi ben saprete, l'agenzia ha bisogno del geometra, perché il geometra è quello radicato sul territorio, quindi conosce i luoghi. Molto spesso l'agenzia non sa chi è il proprietario, non sa a chi rivolgersi per chiedere di entrare, mentre il geometra, che magari abita vicino, conosce il luogo, molto spesso ha seguito anche i lavori, quindi c'è assolutamente bisogno di questa figura. Per quanto riguarda gli uffici, allora, come vi ho accennato prima, ci sono certi uffici che sono sovradimensionati di personale e sicuramente queste cose le faranno. Ci sono invece certi altri uffici che sono sottodimensionati e di certo non riusciranno a fare queste cose. Quindi certamente noi lavoreremo dove gli uffici sono in crisi, non hanno personale, possibilità di operare, mentre dove invece gli uffici hanno questa opportunità, credo lo faranno chiaramente loro. Infine, gli interessi nostri sono questi qua: lavorare in qualità dell'interesse della società, partecipare con convinzione alle innovazioni che sono oggi in atto e non subirle, non farcele calare sulla testa, ma dire le nostre cose, perché quando vengono dette anche qualche volta ci ascoltano, quindi bisogna partecipare propositivamente. Il famoso triangolo non è né quello di Pitagora né quello di Renato Zero, ma è quello dell'edificato assentito e accatastato, come ho detto prima, quindi dobbiamo tenere sempre presente questo, e al centro della nostra attività il dovere e il diritto del cittadino, perché se noi cerchiamo di lavorare facendo rispettare i doveri e i diritti del cittadino, sicuramente la società avrà sempre bisogno del nostro lavoro, e di questo che noi abbiamo bisogno. Per quanto riguarda la certificazione di conformità, questo è il riassunto della bontà dell'iniziativa, perché se è certificabile si certifica, se non è certificabile si fanno tutte le operazioni necessarie a ottenere la certificazione. Quindi c'è una provincia, per non far nome, Piacenza, dove hanno già fatto una convenzione i notai, l'organo dei notai con il collegio dei geometri, e i notai si impegnano a chiamare ad ogni atto il geometra proprio per evitare che si firmi delle cose con facilità. È evidente che le agenzie immobiliari hanno premura di vendere il prima possibile, quindi firma, fa il notaio uguale, le parti del venditore uguale, ma chi compra non ha questa necessità, ha la necessità di comprare una cosa ben fatta. Quindi a Piacenza 200 euro a certificazione, non mi pare che sia male, a certificazione. Quando si deve poi fare le cose necessarie per ottenere la certificazione, vuol dire che si deve fare un accatastamento, una variante, qualcosa, c'è sempre un movimento che si attiva. Questo è un esempio di planimetria per cui non serve far nulla, perché tutti quanti mi chiedono quali sono i casi e quali no, e questo invece è un esempio che serve, è indispensabile rifare la planimetria. Questo è un esempio proprio del mio studio, che ho litigato con i miei colleghi di studio. Guardate quel ripostiglio, era una stanzetta dove si mettevano le scope, questo fabbricato costruito negli anni 70, abbiamo buttato giù solo una piccola parete, sì, ma quella parete hanno fatto un altro bagno, quindi ci sono due bagni, come minimo cambia la classe, ce n'è anche la categoria, quindi questo è indispensabile fare. I nostri colleghi, che invece non vogliono fare questo, cercano tutti gli escamotage per non farlo, ma è contrario al nostro interesse. Bisogna ricordare che quando è uscita la legge 4785, siccome era tutto cartaceo, il catasto quella volta, oggi l'agenzia del territorio, aveva fatto una circolare dove diceva non occorre fare gli accatastamenti per le modifiche interne, perché temeva che tutto il cartaceo avrebbe intasato, come poi infatti è successo, ha intasato gli uffici. Oggi col telematico, con l'informatico non c'è bisogno né paura di intasare nulla,
tant'è che hanno fatto due circolari, la 2 e la 3 di quest'anno, nei quali viene spiegato di fare, viene spiegato quello che è necessario fare. Quindi non sono vietate questi accatastamenti, ma sono consigliati ovunque. E questo è un caso. Naturalmente ci sono ancora un sacco di problemi che continuamente si ripercorrono e dobbiamo tenerci molta attenzione. Allora, la formazione, so che a Avellino si fa, anche con il learning, ho sentito ieri sera a Avellino molte cose interessanti che mi hanno fatto piacere vedere come lo fanno, e soprattutto molto spesso gratuitamente, che non è poco di questi tempi, perché c'è gente che fa corsi facendo spendere un sacco di soldi. Il secondo argomento invece è la scansione del mappe di impianto, che qui voglio dire una cosetta, perché l'agenzia ha promesso, non mi ha detto quando, però ha promesso che l'investimento ce l'ha, e per chi non ha fatto la scansione delle mappe di impianto lo farà l'agenzia, perché vuole completare questo lavoro, sia per le mappe di impianto, sia per gli atti di aggiornamento, per le prese delle misure degli atti di aggiornamento. Quindi il consiglio dell'area è per i collegi che già hanno attivato questa attività e sono a un passo dalla vetta, quindi stanno per finire queste cose, le finiscono pure, ma quei collegi che non hanno ancora fatto questa attività e che vorrebbero farla, è meglio che stiano fermi e che usino i soldi per altre iniziative, perché questo lo farà l'agenzia, non si sa entro quando, ma comunque l'agenzia le farà. E della difficoltà dei sportelli sono pieni nelle province d'Italia, quindi non ne parliamo, andiamo via su dritti, solo che abbiamo già parlato, e l'implementazione per 010 anche, e i rapporti con i notai anche. Quindi andiamo avanti, vediamo se c'è ancora qualcosa. Ah sì, qui c'è una cosa importantissima che io mi piace rimarcare, sempre quella del denaro, no? Perché tutti quanti abbiamo una famiglia, tutti quanti abbiamo il mutuo, tutti quanti abbiamo difficoltà ogni giorno ad arrivare alla fine del mese, quindi è inutile che ci raccontiamo delle fandonie, la crisi è crisi per tutti e quindi anche per noi. Quindi il fatto di lavorare in qualità impone sicuramente un livello decoroso delle tariffe che noi andiamo ad applicare. Quindi l'invito è quello di applicare delle tariffe decorose. A Napoli abbiamo discusso addirittura, qualcuno mi ha detto, ma sì, ma sono i giovani che non hanno lavoro, ma fino a quando saranno giovani questi? Uno che comincia a fare un tocco per 100 euro, domani lo fa per 80, non è che lo fa per 500. E quindi continuerà sempre a fare a 100 e danneggerà me e tutti quanti voi che magari non lo costa di più. E quindi questo è un invito ad applicare delle tariffe che siano decorose, perché solo applicando delle tariffe decorose anche il nostro lavoro è decoroso. A Napoli mi hanno detto che cerca accatastamenti all'ufficio cartale di Napoli, presenta il ragazzo del bar, l'ex barista, siccome c'è il bar nel catasto Napoli che hanno chiuso, l'ex barista oggi presenta le pratiche. Ecco, quindi non vorrei che i nostri colleghi diventassero la strega del ragazzo del bar che presenta le planimetrie, perché abbiamo iniziato dentro queste cose. Tutte queste procedure hanno un costo e un obbligo morale affinché noi partecipiamo. Ecco Gianni, scusa se puoi mettermi l'altro. Ecco, questa era la parte, diciamo così, informativa. Adesso vi faccio vedere velocemente, perché vi dico che merito fino a un certo punto, perché gli oratori che mi seguiranno sono sicuramente più qualificati di me, però sulla ricofinanziazione posso dire qualcosa di interessante. Allora, innanzitutto voglio dirvi, proprio per esperienza personale, mai cavalcare completamente la tigre del cliente che ci incarica, perché non si sa come si va a finire nella ricofinanziazione. Prima voglio vederla e poi si sa se ho ragione o meno. Io ho avuto diversi esempi nel mio studio, c'era un signore che da me fa molto freddo d'inverno e questo ogni mattina veniva col motorino in ufficio da noi a chiedere quando venite a ricofinanziare, sì, domani, domani, dopo domani, ogni mattina mi arrivava un paonazzo di freddo, ma bastava che mi ha fatto sconfiare, no? Tutte queste ogni, sì, non si sperava che siamo finalmente, dopo un 6 mesi, siamo riusciti ad andare a fare questa ricofinanziazione e ci siamo accorti che il nostro malgrado che va a troppo lui. Voi avreste dovuto vedere la faccia di questo signore, si è mangiato il sigaro che fumava da nervoso, perché per anni pensava di avere ragione con quel sfidante del suo confinante che ha detto a suo. No? Invece non è sempre così, ma bisogna essere un momentino più tecnici ed obiettivi in questa vicenda. Quindi, per fare una buona ricofinanziazione dovete sicuramente avere delle qualità che tutti i geometri sicuramente già hanno. Specialmente i geometri come me, di
campagna, quella abituale che frequentare i campi ogni giorno, se parliamo di campi, ma se parliamo di fabbricati è uguale, poi vi farò vedere un esempio interessante. Dunque, conoscere i luoghi sicuramente, conoscere le persone non è marginale, anzi è fondamentale conoscere le persone, e soprattutto conoscere gli usi e i costumi dei luoghi, no? Perché è fondamentale questo. Dalle mie parti ci sono i vigneti, e nei vigneti minimo fanno un interasse tra un filo e l'altro di 2,20 m. Perché? Perché il trattore a quella misura passa sicuramente 2,20 m, quindi fra uno e l'altro c'è sicuramente 1,10 m, sicuro, no? Allora questo è conoscere gli usi e i costumi, magari qui possono essere altri, però ognuno deve conoscere certamente i suoi, perché la realtà che si trova sul luogo è una cosa molto importante sotto certi versi, e quindi credo che il giudice poi dirà anche su questo tema qualcosa. Io consiglio a tutti, per quanto riguarda la mia esperienza, che sono da fare queste tre cose fondamentalmente: guardare i luoghi. C'era un vecchio mio professore di estimo che diceva: il geometra deve sapere guardare a destra e a sinistra. Dicevamo noi le macchine di cavalli, destra e sinistra, una banalità assoluta, no? Invece no, guardare a destra e a sinistra e rendersi conto di qual è la realtà, perché molte volte succede, guarda il mio studio, il mio collega mi dice: ma guarda il punto 360 dall'altra parte, dove è? Ma come dall'altra parte? Non può essere dall'altra parte, deve essere qui. E no, se mi viene così, dal programma, dalla struttura, dallo strumento. Ma se uno invece ha una certa ottica e ha visto il luogo, sa benissimo che quel punto non può essere lì e che sarà fatto un errore grossolano, qualcosa. Quindi questo vuol dire guardare a destra e a sinistra. Quindi rilevare puntualmente tutto lo stato di fatto, questa è sicuramente una cosa importante. E la cosa però più importante è la ricerca di documenti tecnici che abbiano qualche riferimento. Io questa cosa la conosco bene proprio perché per il sistema che vige dalle mie parti, che è il sistema tavolare, dove si trovano tutti gli atti di aggiornamento precedenti tra gli anni 1800 e anche prima, e naturalmente le misure che sono scritte là sono quelle che valgono e sono quelle che poi i giudici fanno rispettare nelle sentenze, no? Quindi è importante, adesso vi faccio vedere due esempi proprio di questo fatto che è di una straordinaria importanza. Questi, vedrete adesso, sono i miei due colleghi che andavano a cercare un confine lì dentro. Ho detto: ma dove cavolo andate a cercare? Cosa volete trovare lì? Trovare il confine è una cosa praticamente impossibile. Quindi cercare sì il confine o gli scontri, ma io mi dico: no, questo albero è più grosso di un centimetro rispetto all'altro, quindi è questo che ha messo il mio nome. Sono delle cose, no? La certezza vuol dire punti stabili di riferimento, cose inoppugnabili. Questa è la ricerca, quello è un ufficio tavolare che è vicino al mio studio, e quelli sono i documenti che si trovano. Vedete il piano tavolare, scritto adesso non so di che anno, vedo, si vede in fondo, di 1897, no? 4 marzo 1897. Si trovano i documenti perché sono sempre stati obbligatori nel sistema ex austriaco e sono obbligatori tutt'oggi, tant'è che per il pregeo 10 certi giudici pretendano che venga fatta la figura rilevata in chiaro. La figura rilevata in chiaro significa non quella che viene da pregeo con i punti battuti con i propri due, sì, anche quella perché viene approvata, ma un'altra fatta dal tecnico che ha scritto le misure lato per lato, in maniera, questo è un vantaggio che si dà alla pubblicità immobiliare, che il proprietario sappia leggere da solo questo documento senza interpretarlo attraverso la. Quello primo a destra sono io 20 kg fa, e vedete spunti che noi battiamo dappertutto. Questi sono i colleghi del mio ufficio che studiano, dopo aver fatto un rilievo, cosa devono farci con loro. E se qualcuno che mi rileva anche mi diceva: perché cosa parli di rototraslazione, di che parole sono queste, no? Allora un giorno ho visto un mio collega con un lucido che lo sovrapponeva alla mappa e cercava di dire dove vanno. Cosa stai facendo? Sto facendo una rototraslazione. Ed ecco, in realtà il termine così un po' ironico è anche vero che è questo, però c'è maniera e maniera, per il fatto che bisogna studiare il rilievo con gli elementi che hai una certezza. Questo è un esempio pazzesco che mi ha fatto fare una mia cliente, una ricofinazione secondo lo stato di mappa. E siccome la mappa sono a perimetro aperto, non a perimetro chiuso, guardate, quello è il rilievo e questa è la mappa. Vedete come si attacca? Lì, aspetta che lo
quella è l'attaccatura del foglio di mappa, vedete, questa è una strada statale, vedete come si attacca, allora come facciamo a garantire questa particella o quella sopra? E lì è successo un disastro, la signora, voglio una configurazione secondo la mappa, eccola, questa. Invece questi sono i due esempi che vi faccio sulla regolamento di confine secondo la probatoria. Allora, vedete, il primo esempio, quello a sinistra, un piano del 1953, che determinava A e B, due porzioni A e B, e c'era questa linea di mappa. Naturalmente la probatorietà delle misure è riferita alla dividente che fraziona, cioè la linea rossa. Quindi, se questo è stato diviso in A e B, la linea rossa è questa, quindi le misure che contano sono queste, quelle scritte lì. Vedete, 0, 0, 10, non riesco a leggere. Queste sono quelle che contano, nell'altro senso non contano. Bene, nel 73 è intervenuta questa vicenda e hanno modificato leggermente, vedete la modifica, questa è la modifica. Oggi è questa la situazione. Adesso vi faccio vedere qual è il problema. Nel 1953 è stato fatto questo frazionamento, il giudice tavolare ha decretato la correttezza del frazionamento. Vi premetto, quando un giudice decreta, fonda che tavolare, è una sentenza, per questo è la probatorietà dei diritti e quindi anche la probatorietà delle misure. Per questo queste sono le misure che vanno. Dopo questo decreto è stata fatta questa mappa, uno sviluppo in scala 1000, scala nel centro abitato, e naturalmente, per sfortuna, il catastro l'ha sbagliata e ha fatto quella, vedete, quella non riesco a identificarla, ma comunque quello di fra 593 per 22 è sotto lì quella inclinata, l'ha messa in maniera sbagliata. Cosa succede dopo? Succede che un nostro collega fa, tenendo buona la mappa, senza guardare il frazionamento prima, ripropone leggendo le misure con lo scalimetro perché non c'è altro, e giustifica anche quell'affare lì. Lì però non riguarda niente la probatorietà, perché il frazionamento era quassù, nei fabbricati. Quindi non riguarda nulla questo. Le misure che contano sono quelle scritte nell'altro senso. Vedete quel 1185 che ho scritto io alla matita? Quello serviva, quello è probatorio per quell'altro. Mentre per quello precedente era probatorio le altre misure nell'altro senso. Bene, andiamo avanti. Un altro collega nel 75 frazionano la parte sotto A, B e C, quindi le probatorietà delle misure sono quelle che determinano la larghezza della A, della B e della C, non quelle dell'altro senso, quindi rimangono sempre valide quelle sotto e le altre sono valide sempre le originarie. Quindi si va avanti, andiamo ad oggi. La necessità di oggi era quella di introdurre in mappa quel fabbricato in rosso e di fare quel frazionamento che era a mezzo metro via quella linea lì. Il catasto ha capito questa vicenda presentando i documenti principali e ha corretto la mappa in questo senso lì. Quindi ha ripristinato la linea di mappa che è questa, togliendo questo tappo qui, vedete questo blu era quello che era prima, con la mappa sbagliata, e ha rimesso la mappa giusta in base alla misura probatoria. Quindi, scusate un attimo, vediamo se posso tornare indietro, ecco. A sinistra c'è la mappa giusta, aggiustata dal catasto, con questo che hanno potuto fare il frazionamento seguente, e a destra è quella sbagliata. Questo è il significato della probatorietà, che è l'unica maniera per correggere una mappa nel nostro sistema. Questo è un altro fatto interessante, collegato sempre alle misure, dopo vi giuro che ve la smetto, una ricombinazione tra fabbricanti. Scusate, è qui troppo veloce. Il documento probatorio è quello a destra, che non ho visto che non c'è danno, ma è molto vecchio anche questo, però vedete le misure scritte 400, 570, 660 e 610. Bene, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rilevato il fabbricato era questo visto dall'altra parte, perché noi abbiamo l'accesso di qua, e stimando che il confine sia a metà muro, perché il proprietario, l'attore, diceva che era tutto suo. Questa è la legge del contempo, diceva che il muro, che il confine è tutto suo. Invece, mettendo le misure, quelle famose probatorie, vedete 5,70, oggi abbiamo identificato 5,79, e 4,11 da 4,10, quindi è abbastanza preciso. Ma lo straordinario è davanti, 6,10 e 6,60,
con 6 e 10 e 6 e 60 siamo esattamente giunti a determinare che il confine era in asse a quel muro portante lì. Perché più c'erano quelle sforometrie da questa parte che sono quasi corrispondenti alla metà muro. Quindi si è dimostrato, come vedete a destra, che la proprietà del vicino era appena di 2 cm di quel muro e non tutto il muro come lui pretendeva. Ecco, questi esempi li ho portati solamente per dire quanto è importante nelle ricombinazioni trovare anche questi elementi. Vi faccio vedere rapidamente qualche congruenza colossale che abbiamo trovato. Vedete questo meraviglioso luogo, questi sono i fabbricati e vedete gli sconfinamenti che sono quelle parti di trofeo. Qui non c'è nulla da fare e per fortuna sono morti i proprietari, abbiamo non che siano morti per fortuna. Per fortuna, grazie a questo fatto, siamo riusciti a far comprare il confinante anche da parte di là e così abbiamo risolto il confine, altrimenti. Invece un altro esempio di difformità, le linee nere sono la mappa, le linee rosse è lo stato di fatto. Vedete qui anche qui una difficoltà pazzesca, quindi non è che tutto vada bene, queste difficoltà le dobbiamo ogni giorno, l'importante è sapere cosa farci di queste difficoltà, non gestire letture approssimate di mappa, ma certamente rilevare subito. Vedete i 3 fabbricati ABC, abbiamo fatto un'operazione, per fortuna questi sono i 3 fabbricati, abbiamo messo a posto, fatto un frazionamento, per fortuna la proprietà era unica, se no abbiamo potuto fare un frazionamento, questo abbiamo fatto in collina, anche qui un freddo pazzesco, e questa è la soluzione finale, vedete la cosa si è migliorata, direi che si è sanata. Quindi è una cosa fondamentale. E poi questo qui ve lo tralascio, questa è la figura rilevante in chiaro, l'ho già detto, e non voglio dilungarmi e far perdere tempo, però non dimentichiamo che il limite fisico rappresenta un diritto e che noi dobbiamo cercare di rappresentarlo. Queste sono mappe, tutte mappe storiche, grazie alle quali si riesce a identificare la mappa di oggi. Direi, leggete questa frasetta, che è una cosa che soprattutto puntata al buon senso, perché noi dobbiamo cercare, io credo, di evitare le conflittualità tra le parti. Grazie alle nostre conoscenze tecniche, alle nostre capacità anche di conoscenza dei luoghi e delle persone, possiamo sicuramente evitarle. E credo che il miglior confine sia comunque quello concordato fra le parti. Quindi questo sicuramente è una cosa che funziona a tutte le latitudini. E non dimentichiamoci che la terra nessuno la porta via, dicevano i miei vecchi, anche se sono quelli che mettono questi cartelli. Grazie.